Ciao ragazzi, allora eccoci qui Luigi Tecatos, vi faccio vedere il video del dialogo e poi lavoriamo sul lexic. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez aimé le film? Oui, c'était super. J'adore les comédies romantiques. Je suis contente d'être venue. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Pas mal. Mais j'aime mieux les films d'aventure que les comédies romantiques. Moi, je trouve que c'était horrible. Un vrai navet. Ces histoires d'amour, c'est un truc de fille. Arrête, Samir! Tu exagères! Ça m'énerve quand tu fais comme ça! Qu'est-ce que tu cherches, Manon? Mon agenda? Il est comment? Il est rouge, grand et rectangulaire. Il a une couverture en cuir. Ne t'inquiète pas! Je l'ai vu dans ta chambre avant de sortir. Super, tu me rassures! Je l'ai acheté à Chamonix et j'y tiens beaucoup. Pourquoi? Parce que ça me rappelle les promenades que je faisais avec mon cousin cet été. Il y avait des marmottes partout. Elles sifflaient quand les randonneurs s'approchaient. C'était très drôle. Ecco qui. Allora, quindi partendo da questo video, si possono poi svolgere tutte le attività di comprensione e gli esercizi che si trovano poi nelle pagine più avanti. Di conseguenza si può lavorare sull'ascolto, sulla lettura e quindi poi sulla traduzione del testo che abbiamo qui. Allora, andiamo a vedere. Quindi questa è la pagina degli esercizi di comprensione che trovate a pagina 35 del vostro libro. Chi non ha il libro può svolgere questi esercizi, quindi facendosi uno screen di questa pagina e lavorandoci sul quaderno. Allora, abbiamo quindi come lexique les états d'âme, gli stati d'animo, che andiamo a vedere attraverso il nostro video. Lexique, les états d'âme. Calme. Tranquille. Content, contente. Amoureux, amoureuse. Enthousiaste. Heureux, heureuse. Satisfait, satisfaite. Nerveux, nerveuse. Inquiet, inquiète. Malheureux, malheureuse. Jaloux, jalouse. Fâché. Déçu. Triste. Allora, abbiamo visto un po' di aggettivi per indicare i diversi stati d'animo, molti sono assolutamente di facile comprensione e traduzione. Heureux, heureuse, lo conoscete già, significa felice. Vi ricordo che se mettiamo mal davanti diventa negativo, quindi malheureux, infelice, malheureuse. E si può costruire partendo da heureuse al femminile e da malheureuse sempre al femminile, si può costruire l'avverbio malheureusement, che significa invece sfortunatamente. Ecco qui appunto la versione negativa.
Anche Enquête l'abbiamo visto più volte. Jalouse è la persona gelosa. Fâché significa arrabbiato. Déçu significa invece deluso. Ok, allora l'esercizio 2 da poter svolgere è molto semplice, quindi aiutatevi con l'emoticon per scrivere sotto l'aggettivo che indica lo stato d'animo. L'esercizio 3, écris le contraire, attention à l'accord des adjectifs, quindi state attenti all'accordo dell'aggettivo quando è il è oppure quando è elle o quando è nous sommes, quindi in questo caso plurale. Scrivete il contrario. Esercizio 4. Vi chiede invece di ascoltare e completare il dialogo. Io ve lo faccio ascoltare così poi voi potete completarlo. Unité 14. Lexique. Exercice 4. Ah, il est content du match? Oui, il est enthousiaste. Il a gagné? Oui, c'est un champion. 2. Comment ça va? Je suis triste. Pourquoi? Parce que j'ai eu une mauvaise note en maths. 3. Martine est super belle. Tu es amoureux? Et oui. 4. Pourquoi tu es inquiet? Parce que je ne trouve plus mes clés. Tu as regardé dans tes poches? Tu as raison, elles sont dans la poche du blouson. Ok, quindi potete svolgere anche questo esercizio. Esercizio 5 dice a deux, ovviamente lo fate da soli. A tour de rôle, imaginez et décrivez à votre camarade une situation. Il doit dire quelle émotion il éprouverait. Tu as un interro d'histoire, je suis nerveux, nerveuse. Quindi potete trovare una situazione, come un'interrogazione di storia, e dire quali sono gli stati d'animo che provate in quella situazione. Ne fate 4 o 5 molto semplici, in modo tale che potete trovare stati d'animo abbinati a differenti situazioni. Andiamo a vedere nell'altra pagina. Abbiamo les objets, quindi cambiamo un po' argomento, andiamo a vedere alcuni oggetti e poi andiamo a vedere la descrizione degli oggetti. Lexique, les objets, matière, verre, céramique, papier, acier, tissu, métal, bois, cuir, carton, plastique, forme, rond, triangulaire, ovale, carré, rectangulaire, hexagonal. D'autres caractéristiques. Petit, grand, gros, long, court, lourd, léger, étroit, large, fragile, solide. D'autres caractéristiques. Résistant, délicat, souple, dur, épais, fin, plat, creux, imperméable. Eccoci qui. Quindi abbiamo visto un po' di caratteristiche degli oggetti, partendo, come abbiamo visto, dalla materia, la forma. E poi altre caratteristiche, andiamo a vedere alcuni che possono essere un po' meno semplici. Lourd significa pesante, il contrario di léger che invece è più facile. Étroit, large, étroit significa stretto. Souple, duro, quindi duro e morbido. Épais significa spesso. Quindi in alcuni contesti è simile a large, così come fin è simile a étroit. Plat, creux, piatto, piano, creux invece è quando qualcosa è, come dire, convesso, ok? E infine impermeabile.
Ecco, creux, possiamo pensare proprio ai piatti, ai piatti da cucina. C'è il piatto piano e il piatto le plat creux, che significa fondo. Ecco, la traduzione più corretta è fondo. Gli esercizi. Allora, numero 7, completa le frasi con la forma degli oggetti. Numero 8, completa le frasi con la materia degli oggetti. E poi il numero 9, anche qui c'è un ascolto, écoutez les dialogues et on dit qu'il est le sac perdu par la dame. Andate a cercare il sacco smarrito dalla descrizione. Unité 14. Lexique. Exercice 9. Oh là là! J'ai perdu mon sac! Madame, il y a un sac ici, c'est votre sac? Non! Il est en paille. Mon sac est en cuir. Regardez là-bas, près de la fenêtre. Il y a un autre sac. Non, ce sac est bleu clair et rond. Mon sac est rouge et rectangulaire. Là-bas, il y a un sac rose à fleurs rectangulaires, mais il est en plastique. Non, ce n'est pas mon sac. Voilà, il y a un sac rouge et rectangulaire en cuir sous la chaise. Merci, c'est mon sac. Ok, quindi svolto anche questo esercizio, possiamo andare a vedere l'altra parte di lessico che troviamo nelle pagine dopo, solo che adesso non so quale pagina. Allora, pagina 130-131 troviamo ancora un po' di oggetti e di forme, motivi, quindi andiamo a vederli individualmente, vediamo se ci sono delle cose nuove. Allora, un papier per la materia, un papier, un carton, un aluminium, un acier, acciaio, un cuir, abbiamo detto che cuir possiamo tradurlo con pelle, un fer, un gomma, un caucciù. Un bois, un cristal, un tissu. Le tissu, tessuto, può essere laine, coton, soie, la seta, lin. Attenzione a laine, lin. Un verre, in vetro, un plastique o un céramique. Per quanto riguarda invece le forme, alcune le abbiamo già viste: carré, quadrato, piramidale, cylindrique, cubique, triangulaire. Rettangulaire, rond, ovale. Invece le motif a fleur, a pois, a carreau, a rayure. Queste due sono un po' le più difficili, soprattutto questa. Rayure, a righe, a carreau, a quadri. Ok, adesso lascio lezione e vi assegno un compito sul registro. Buona giornata.